grande giocata di Leo Messi che va a piazzare il mancino alle spalle di Abbiati, il primo gol su azione realizzato a squadre italiane dalla Pulce, che finora ne aveva realizzati 3, tutti su rigori, tutti ad Abbiati. Sesto gol in Champions per lui, rete numero 57, diventa il secondo miglior marcatore di questa competizione. Dall'altro lato la chance capitata ad El Shaarawy sul suggerimento di Boateng, prova a incrociare il destro, il parone, conclusione troppo debole per impensierire Valdés. Dall'altro lato la conclusione di Iniesta dal limite dell'area, le mani della traversa, poi il tentativo di tap-in di Leo Messi che trova soltanto l'esterno della rete. È una fase della partita in cui in campo praticamente c'è soltanto una squadra, carica il destro Javi Hernandez al rientro da titolare, sempre dal 26 febbraio, ancora una volta Abbiati decisivo, con la punta della dita va a mettere in angolo. Dall'altro lato la replica del Milan, si fa vedere ancora El Shaarawy, prova la conclusione a giro a cercare il secondo palo, senza difficoltà l'intervento di Victor Valdés. Un minuto dopo una chance clamorosa per i rossoneri di rimettere in parità il match, capita sul destro di Niang, oggi all'esordio da titolare in Europa, trova soltanto la base del palo il francese. Dall'altro lato sul ribaltamento di fronte, pallone perso in fase di impostazione, lo recupera Iniesta, lo serve a Messi, praticamente una fotocopia dell'azione dell'1-0, perché ancora una volta c'è il piattone mancino, stavolta non sotto la traversa ma rasoterra, l'effetto però è lo stesso, Abbiati battuto, la rete del raddoppio, 16ª marcatura multipla in Europa per la Pulce, seconda doppietta realizzata al Milan dopo quella su rigore nella scorsa stagione. E non finisce qui, perché anche in avvio di ripresa la formazione di Roura parte benissimo proprio con Messi, che dopo 3 minuti va a impensierire col sinistro incrociato Abbiati. Difficoltà per il Milan in fase di impostazione, perdono ancora un pallone, il tocco da Xavi per Viglia, la conclusione mancina nell'angolo lontano, Abbiati guarda soltanto la traiettoria, la rete del 3-0, quella che cambia completamente il discorso qualificazione, a vuoto Constan piazza il pallone, era il 13° pallone giocato dall'inizio della partita per Viglia, un pallone pesantissimo per lui, quello che determina il 3-0 per il Barça, e viene ancora in avanti la formazione blaugrana, ci riprova con Messi alla ricerca della tripletta personale, il suo sinistro per una volta risulta impreciso. L'unica opportunità praticamente della ripresa per il Milan capita a Bojan, il suo cross basso, il tentativo di conclusione di Robinho viene chiuso provvidenzialmente da Jordi Alba, che diventa poi protagonista in pieno extra time, e Messi a impostare l'azione, Alexis Sanchez apre tutto dall'altro lato proprio per la conclusione di Jordi Alba che incrocia il mancino, la rete del 4-0, quella del poker definitivo, quello che determina la sesta qualificazione di fila e quarti di finale per il Barcellona, il sogno del Milan di accedere ai